chiederle una cosa. Lei è vero che ha aumentato lo stipendio ai suoi dipendenti in questo periodo? Sì, noi abbiamo dato un incremento del 25%, in quanto crediamo che ovviamente vi sia una prima linea che è quella data dagli infermieri e dai medici che stanno facendo, come lei giustamente ricordava, un lavoro assolutamente straordinario e al quale va il nostro costante ringraziamento. Dal punto di vista aziendale ci sono dei lavoratori che comunque stiamo parlando della parte effettivamente industriale, gli operai che in questo periodo difficile continuano a lavorare, continuano con impegno, con un tasso di assenteismo bassissimo e credo a tutti loro sia stato un modo di dire grazie concreto, quindi non solamente un messaggio appunto verbale, ma anche concreto perché in questo periodo dire no, preferisco rimanere a casa perché mi sento eventualmente ancora più tutelato rispetto ad andare costantemente al lavoro è un impegno, credo, anche sociale. Ricordiamoci sempre che cosa sarebbe stata l'Italia se la filiera alimentare non avesse tenuto, se l'approvvigionamento presso la distribuzione, presso i supermercati non fosse avvenuto in modo costante a discapito di tutte le grandi difficoltà che abbiamo trovato sul nostro cammino. Sicuramente avrebbe ingenerato, diciamo, una preoccupazione e anche un panico, maggiore.